Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere le stranezze della nostra casa, in quanto è una casa inglese, appunto, ci troviamo in Inghilterra, nel Northamptonshire, e andremo a vedere le stranezze tenendo conto che questa casa ha più di 100 anni. Abbiamo già fatto un video riguardante la nostra casa che vi lascio in descrizione e dove potrete andarlo comunque a vedere stanza per stanza. Oggi invece andremo a vedere tutte le cose strane e particolari che la nostra casa ci riserva, che noi di solito non siamo abituati. Cominciamo subito allora questo bel video. Eccoci qua ragazzi, c'è anche Anna Ciao, ben trovati. che adesso ci dirà anche lei, porterà la sua alle stranezze di casa nostra. Tutte le cose a cui non eravamo abituati quando siamo arrivati. La cosa che diciamo forse mi ha colpito di più è il fatto dell'assenza completa di miscelatori, ossia in bagno il rubinetto unico col miscelatore decidi quanto calda deve essere l'acqua, qui non c'è, o almeno nella maggior parte delle case non c'è, adesso in quelle nuove pian piano inizia a subentrare, però nella maggior parte delle case come la nostra, ma anche negli uffici. Per esempio, l'ufficio dove lavoro io, nonostante sia moderno, non c'è un rubinetto unico col miscelatore. Ci sono due rubinetti separati, uno per l'acqua calda e uno per l'acqua fredda. Di solito quello per l'acqua calda è a sinistra e quello per l'acqua fredda è a destra. Il problema è che l'acqua calda è veramente calda, forse troppo calda, e l'acqua Schistione. veramente, e invece l'acqua fredda è gelida la maggior parte delle volte, nel senso d'inverno è gelida. Quindi, come fai ad avere l'acqua tiepida? Non fai, nel senso che continui a fare così perché da una parte ti ustioni e dall'altra parte ti raffreddi. A volte vendono dei tubicini che si trovano Un raccordo. sì, delle specie di raccordi dove sono di gomma. E puoi miscelare, però sì, non è stabile, poi dipende tanto anche dal tipo di rubinetto. E per esempio io per farmi la barba a volte divento matto, cioè preferisco chiaramente pulire bene il lavandino e riempirne metà, come si faceva infatti un tempo con i gattini. A parte che io la barba la faccio veramente molto raramente. Per me è un contro, cioè, se io potessi metterei miscelatori ovunque. Nell'ufficio dove lavoro io sono tutti stabili nuovi, nonostante questo i bagni li hanno fatti in stile, quindi non hanno il miscelatore, ma due rubinetti separati e molte volte ci siamo ustionati. Di solito una volta dovresti imparare e la seconda però. Eh già. I bagni sono il posto dove ci sono più stranezze perché ce n'è anche un'altra, ossia niente elettricità nei bagni. Questo l'avevamo già visto in Svizzera, cioè non ci sono prese, quindi se hai bisogno di un phon o di un rasoio o di qualsiasi altra cosa elettrica, che ne so, gli spazzolini quelli a carica o tutte quelle cose lì, non puoi averle. E in più la luce non c'è, il classico interruttore, ma fuori dal bagno molto spesso c'è una corda. Sì, che è abbastanza ridicola Per visti i tempi, però evitare di toccare con le mani bagnate l'interruttore, la noi siamo corda. rimasti abbastanza. Oppure, no, ce l'ho perché forse invece di morire fulminato non si. Uno si impicca. Ok, questa la tagliamo. No, lasciala. Invito al suicidio. Io, per esempio, ho un rasoio di quelli che ha carica, però è scomodo. È sempre bene avere la corrente diretta, infatti devo prendere la prolunga, attaccarmi nella cameretta, nello studio, in questo caso, oppure fuori da camera nostra per il bagno nostro, e da lì portare dentro la ciabatta e attaccarci le cose, è veramente scomodo. Nei bagni, quindi niente elettricità nei bagni e comunque niente interruttori per evitare di toccarli con le mani bagnate. Questo Io per non ho mai sentito sicurezza. nessuno che da noi abbia toccato l'interruttore con le mani bagnate, quello delle luci si è rimasto fulminato. Anche perché sono comunque stra isolati al giorno d'oggi, sono Forse da sicuri, noi sì, qui forse forse no. qui.
anche un giardino con i tubi che sono a vista, quindi gli scarichi, il gas, anche quello è a vista. E i cavi telefonici. I cavi telefonici. Ho fatto una piccola ripresa davanti a casa, infatti avete visto tutte le connessioni da un palo della luce con a mo' di tenda da circo. Cioè io come lo vedo il nostro amico elettricista in Italia. Già. Poi noi abbiamo addirittura il cavo della TV che è letteralmente appeso solo con un chiodo ed è lì per miracolo, non so come. Ma perché noi la TV non la guardiamo? Noi non la guardiamo, è vero. Però sì, fa strano anche perché va su così, perché è dal lato nostro, poi andiamo dal vicino. Ed è proprio. No, non si sa bene dove. Sono artisti, ci mettono. Poi le prese elettriche sono tripolari. E noi venendo dall'Italia abbiamo dovuto anche dalla Svizzera, perché poi alcuni elettrodomestici ce li siamo portati anche dalla Svizzera. E facciamo vedere questa cosa qui, interessante. Eccoli qua, quindi abbiamo la presa tedesca, o sciuco come si vuol dire. E questo vale anche per i telefoni, per tutto, quindi abbiamo dovuto comprare delle ciabatte e dei adattatori per ogni singola cosa, altrimenti non butti via l'elettrodomestico. Però devo dire la verità, che sono solidi. Tra l'altro hanno anche un fusibile all'interno. Penso sia proprio per la sicurezza, che se nel caso ci sia cortocircuito salta il fusibile, puoi andarlo salva, a sostituire. Però ti salva l'impianto molto meglio, no? Poi, altra stranezza. Di solito noi le lavatrici in Italia le vediamo molto spesso in bagno o in lavanderia. Qui le lavatrici sono per la maggior parte in cucina, a meno che uno non abbia tanto spazio, abbia una lavanderia, ma la maggior parte delle case vedrete la lavatrice in cucina. Chi è fortunato ha lavatrice e asciugatrice, magari tutt'uno, perché qua dipende purtroppo dallo spazio. Dipende dallo spazio, qui purtroppo in Inghilterra le case già sono freddine, abbiamo finestre molto grandi, quindi dispersione di calore, e spesso quando lavi non riesci a asciugare le cose, quindi sei costretto a mettere gli stendini, come spesso facciamo anche noi, a fianco i termi, e quindi la asciugatrice è una gran cosa, però poi ti ritrovi ad avere tutto in cucina, che non è comodo, e chi ha la fortuna di avere la casa propria addirittura costruiscono un pezzo di veranda, che quello allora è comodo sia d'estate, puoi mangiare fuori, sia anche soprattutto per questa cosa qua d'inverno che tanti stendono. E tanti addirittura hanno una specie di stendini dove puoi asciugare con che sono elettrificati, quindi hanno la resistenza che scalda. Noi abbiamo uno stendino elettrico per scaldare più velocemente le cose in inverno. Poi il problema non sussiste in primavera e estate, quando le temperature si alzano, perché con il vento che fa qui le cose si asciugano subito. Addirittura sembrano stirate. Sì. Cioè, poi si stende fuori, hai dei bei giardini con il filo, stendi, si asciuga, che è un piacere. Però sì, bisogna arrivare già aprile, maggio. E poi devi essere fortunato anche per via del tempo, perché qua il tempo cambia in... Sì. Cioè, la giornata tipo non esiste in Inghilterra. 4 stagioni in un giorno. Sì. Quando arrivano in Inghilterra, la moquette! Moquette ovunque. La moquette ovunque, perfino in bagno. Perfino in bagno. Si può trovare anche in bagno. Noi abbiamo 2 bagni senza e 1 con. Quindi la prima volta che l'abbiamo visto ci sono un po' le mani nei capelli, perché è antipatico. Già. Continuo a pensarlo, in più assorbe l'umidità e ho proprio un po' di...
noi siamo abbastanza non maniaci, però ci teniamo che sia pulito. Siamo un po' maniaci. Tutti i venerdì è obbligo in questa casa, tutti i venerdì passare l'aspirapolvere sempre. Fare le pulizie più o meno a fondo, poi dipende sempre anche dai tempi che abbiamo, perché di solito sono sempre veramente tiratissimi. E anche perché avendo due gatti... Sì, è bene tenerli. Sì, le moquette sono un grande ricettacolo di sporcizia, di polvere. Questa è anti... come si dice? Antibatterica, sì, vabbè, però comunque possono essere quello che vuoi, però... Però è a parte che non vedi lo sporco, quello è il problema. Oppure, non so, nell'ipotesi che ti cada qualcosa di liquido... Ah, scomodo. È un disastro. Riuscire a asciugare, soprattutto sapendo che sotto c'è del legno. Allora, l'unico momento che ho apprezzato la moquette, essendo che queste case sono molto fredde, forse è all'inverno, i mesi più freddi, i giorni più freddi, salva abbastanza il freddo che percepisci dal pavimento. Sì, è vero. L'unico motivo forse a favore. Spesso si può notare che tanti hanno adibito l'ingresso, l'hanno trasformato proprio per le scarpe, così te le togli lì dove entri e ti metti subito le ciabatte. Infatti qui va tanto che noi non eravamo abituati a un'altra stranezza. Qui, quando sei ospite a casa di qualcuno, è quasi matematico al 90% che ti offrirà delle pantofole. Perché non vogliono, giustamente, che porti in casa le scarpe. Quindi non offendetevi se venite invitati da degli inglesi e vi chiedono di togliervi le scarpe. È d'obbligo. È quasi sì, una cosa molto apprezzata, e anche perché di solito loro se le tolgono comunque. Comunque sì, è un gesto istintivo, che... anche quando sono venuti a fare l'ispezione della casa o vengono degli operai, come è stato l'idraulico, giusto che l'elettricista, si sono tolti. Noi ci siamo stupiti, infatti la prima volta. A meno che non debbano lavorare sulla tensione, allora si tolgono le scarpe. È lì però è un discorso di sicurezza. Però di solito, infatti anche quando abitavamo a Londra, lì a Dagenham, e arrivavano gli operai o anche chi doveva vedere la casa, le agenzie, quindi oppure i clienti, e noi siamo rimasti, ma cosa stanno facendo questi? Invece è proprio così, anche lì avevamo la moquette, una bella moquette. Bella moquette, quella moquette era bellissima, moquette beige era chiaro, nuova, soffice. Bellissima. Poi, però, se vuoi lavare la moquette, esiste sia, puoi acquistarla, ma puoi anche affittarla, una macchina che lava la moquette. Molto comoda. La puoi affittare anche per poche ore o nei weekend, e così la lavi, essenzialmente. Sì. È proprio potente, è un oggetto a vapore di ultima generazione. E poi, mentre lava, aspira. Sì, ma è comodo. Si igienizza, hanno varie fragranze. È finito. Okay, evitiamo questo. Ah no, varie fragranze. Parlaci delle finestre. Narraci delle finestre. Ok, poi un'altra cosa molto diversa dall'Italia sono le finestre. Le finestre che si aprono in tanti modi, ma non in quello che intendiamo noi. Allora, dal punto di vista scenografico, sono bellissime. Perfetto. Sono secondo me le più belle
al mondo per stile, per, anche se passano gli anni. Sono concepite per godersi il giardino, come quella che abbiamo alle nostre spalle, da quella si può godersi il giardino, Chi quello ha sì. infatti bow window dalla parte dietro, cioè Che poi così, si chiama bay window. bay window, chi ha i bay window? Si chiama così bay window. Non bow window. Noi la chiamiamo così, ma io l'ho sempre sentita chiamare bay window. Dopodiché sono enormi, quindi dispersione di calore. Ah, sì. Dopodiché si aprono in una maniera strana. Se uno come me, io ero abbastanza spericolata fino da bambina, volevo uscire dalla finestra, non si può. Sono anti bambino. Per esempio, quelle che abbiamo noi almeno, non si può uscire dalla finestra perché si apre solo la parte in alto, come si può vedere poi Sì, dalle immagini. non si può vedere nella scena Però noi quando siamo arrivati la prima volta a Dagenham, siamo oh. stati aspettati dai Quelli nostri amici, che abbiamo affittato quella si bella camera. Quelli si aprivano aprivano solo a metà, laterali, così. così, a libro, Sì. diciamo, per un quarto, non Sì. A tutta, o volte c'è mezza. anche un'asticella di Ah, fermo sì. in modo da bloccarle. Quindi comunque non si aprono del tutto, o se si aprono del tutto, comunque puoi bloccarle a metà, sempre per via del vento, Sì. penso. Come anche queste che abbiamo noi sono pensate sia per evitare la pioggia, ossia non si aprono come le nostre. Ah. Si aprono a doblò dal basso verso l'alto, infatti, e Esatto, e non piove mai non piove dentro. dentro, però quella è una cosa interessante. E nonostante siano così piccole, comunque anche quando vuoi cambiare aria nei locali della casa si riesce Ah, sì. perché c'è una grande corrente nonostante siano molto piccole. Poi se, come in questa casa, sono due camini, questo tra l'altro è a gas. Però quello che abbiamo lì, vero e proprio, c'è una corrente incredibile. Basta aprire il bagno di sopra. A volte abbiamo paura che ci aspiri un gatto. Abbiamo tappato per evitare che i gatti vengano via o che arrivi Esatto. Mary Poppins, Può sempre. essere, sì. Chi fa di solito il giardinaggio Fa fa anche la anche pulizia finestra. della casa, quindi squadre che lavorano per i camini, ti fanno anche la pulizia delle finestre, delle porte, dei giardini, marciapiedi, queste cose Ma qui. perché non è il problema lavarle per l'interno, ok? Ma se uno vuole fare No, no, è impossibile, così non cioè. si riesce. Io ci ho provato, mi è venuto male la No. cervicale. Anche perché non hai proprio lo spazio, anche se hai le braccia lunghe, non riesci. Devi Dicevo, farla così. o dentro o fuori, non c'è via di mezzo. Quindi anche qui, oppure se avete qualcosa di ingombrante per il trasloco, magari dite: ma aspetta un attimo, facciamolo passare dalla finestra. No, perché noi, per esempio, in Svizzera al trasloco avevamo portato le cose più ingombranti attraverso la finestra con la scala che si vede molto spesso anche in Italia, la Sì. scala della società di traslochi che si Vero. appoggia e fa salire le cose e le fa entrare tramite la Montacarichi? finestra. No. Forse in città dove magari ci sono condomini e le finestre si aprono Sì. diversamente perché non tutte sono come le nostre, però tante sono così. Sto Sta diluviando. piovendo. Ok. Oggi c'era il sole. Stavo dicendo, chi è che ha aperto il rubinetto? I gatti hanno aperto No, sta proprio piovendo. Allora, come avete visto all'introduzione di questo video, che io ho fatto l'ingresso nella parte di casa, la cassetta della posta è quella fessura con lo sportellino che la gente ti infila, la gente, gli addetti inseriscono
i pacchi e ogni tanto noi... Magari uno è in riposo sul divano e sente... E noi prendiamo paura perché non te lo aspetti che uno ti faccia rumore nella porta d'ingresso. Ma adesso, i gatti erano sconvolti. I gatti inizio. Erano veramente sconvolti. Le cose che entravano dalla porta. E, cioè, è così. È parte del... Però diciamo che questo qui, lo sportellino, noi non l'abbiamo mai sistemato. Ma il nostro però, rotto non spetta a noi sistemarlo. Non spetterebbe a noi, sarebbe l'agenzia. Però vabbè, e sarebbero due gli sportellini. Uno spiffero in più. Quello che vedete interno, sì, per blocca da bloccare lo spiffero d'aria. Quello invece esterno di solito ha anche una specie di tappettino, diciamo, sì. Sotto e sopra, due specie di spazzole, due guarnizioni, esatto, che bloccano eventualmente le mani o che non ti fai male, chiaramente. Però gli addetti possono inserire le buste, queste cose qua, cose strane. Andare a venire con i bidoni della spazzatura, per anche esempio. Anche con un mezzo, una macchina? Sì. La nostra casa, come tante terrace o le townhouse, non hanno accesso al giardino. Quindi se hai degli scarti di giardinaggio, devi passare internamente alla casa, seminare le tue foglie, la terra, le formiche. Sì. Noi all'inizio avevamo il bidone del verde, che è molto grande, sono 250 litri, quindi grandi, e fuori in giardino io chiaramente ho cominciato a tagliare l'erba, ho detto ma perché l'hanno messo dentro qui? Che ogni volta devo prendere con le ruote, passare in cucina, fare una fatica, entrare tra il... E poi abbiamo portato fuori, adesso mi trovo molto bene, ho dei sacchi di quelli, chiamiamoli dei, sì, delle specie di bidoni che si chiudono, infatti di tela grossa, taglio il più possibile, anche se devo fare dei tronchetti, cose più corto possibile, da ridurre il più possibile, e allora riesco a portarlo fuori. Altra cosa importante da sottolineare, chi non ha accesso, come nel nostro caso, al giardino, deve noleggiare, se deve fare qualche lavoro, una gru. E costano veramente tantissimo, anche perché cominci a pagare da dove l'hanno parcheggiata e da lì considerano che devono passare il tetto, quindi ti calcolano il tetto, e poi devono calare giù una specie di cesto o qualcosa per poter lavorare. Magari devi costruirti una casetta di legno o qualcosa così. Dalle porte quelle normali non ci passerà mai. In conclusione, ti piace questa casa? Nonostante tutte le sue stranezze, sì, l'amo. Le case inglesi proprio ti senti a casa, vero Pila? Nonostante tutte queste stranezze, questa casa ci piace davvero. Ci piace veramente tanto. Anche te, Pila. Tutte in genere sono proprio belle, accoglienti. Quando arrivi a casa è proprio. Ti piace la casa? Anche la Pila. Anche la Pila. A loro poi, quando corre avanti e indietro per il salotto. Loro si incastrano con gli artigli sulla moquette, loro amano la moquette, quindi per loro è un punto a favore di questa casa. Ecco, comunque grazie per essere stati con noi in questo video, spero vi sia piaciuto. Ragazzi, seguiteci su Instagram, ovviamente se vi piacciono i nostri video lasciateci un bel like. E schiacciate la campanellina così iscrivetevi iscrivetevi al canale. Va bene.
Ci vediamo alla prossima. Ciao. See you soon.